e comunali di interrogarli, di parlare con loro e di vederli in faccia. Un evento che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ripeteremo anche in altre zone di Roma. In puro spirito 5 Stelle, i candidati, tutti gli esponenti della lista, a contatto dei cittadini e a disposizione dei cittadini. Detto questo, oggi siamo qui per presentarvi delle pillole del nostro programma, perché come sentirete il programma è piuttosto consistente, non abbiamo intenzione di tediarvi troppo, ma naturalmente di darvi un accenno dinamico e sintetico. Il nostro candidato portavoce sindaco ha scelto di farlo insieme a dei rappresentanti della squadra, a dei consiglieri, dei candidati consiglieri comunali, che adesso io per vostra opportuna conoscenza vi presento, e sono Virginia Raggi, che è un avvocato di 34 anni, vive ad Ottavia, è un avvocato specializzato in un avvocato civilista specializzato in diritto informatico delle telecomunicazioni e diritto d'autore, nonché madre di un bambino di 3 anni. Poi abbiamo alla sua destra Enrico Stefano, 26 anni, dottore in giurisprudenza a Tor Vergata. Enrico vive a Torre Gaia ed è un attivista del Movimento 5 Stelle dal 2009. Poi abbiamo alla sinistra del portavoce sindaco Daniele Frongia, che è uno statistico presso l'Istat, 40 anni, rappresenta la zona Appia, vero Daniele, ed è un docente universitario. E alla sinistra di Daniele e alla mia destra abbiamo un giovane esponente del 5 Stelle, Cristiano Alviti, 25 anni, un, se mi consentite, brillante ingegnere gestionale, laureato a 23 anni a Tor Vergata, e rappresenta quale zona, Cristiano? Il Pigneto, un'altra zona bella, storica e viva di Roma. E infine c'è il candidato portavoce sindaco, che forse avrà magari anche l'occasione di dire due parole di sé personalmente, ma insomma faccio la stessa routine che ho speso per i candidati consiglieri. Marcello Delita è un avvocato di 39 anni, è un romano doc del quartiere Talenti, ha vissuto, studiato, effettuato tutto il suo percorso di vita a Montesagro, è un avvocato amministrativista specializzato in appalti, come ormai dovrebbe essere abbastanza noto per quelle interviste che insomma ci fanno e i giornalisti ci chiedono, è sempre modo di dire, e io direi per ora dal mio punto di vista qua, perché entriamo sui contenuti, vi racconteremo dinamicamente e sinteticamente qualcosa del nostro programma, delle nostre proposte, e la prima cosa, il primo intervento, che è un intervento di proprio 2 minuti per spiegarvi qual è stato il metodo di lavoro, spetta a Daniele Frongia, che può cedere la parola a Marcello De Vito. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti, benvenuti. 2 minuti sul processo che ha portato alla produzione del programma che vi presentiamo oggi e del quale siamo molto contenti e orgogliosi. Come è nato questo programma? Con un processo lungo, molto lungo, partito anni fa, e come? Con la nostra attività sul territorio, con i cittadini, tra i cittadini. Quindi una fase molto lunga di ascolto, di partecipazione, di interazioni con le varie associazioni. Quindi ascolto finalizzato a raccogliere quelle che sono le problematiche più rilevanti della città e insieme a costruire anche le possibili risposte. Circa un anno fa sono stati costituiti 9 gruppi di lavoro che hanno lavorato alle specifiche tematiche. Questi gruppi di lavoro, gli atti, avevamo all'interno degli attivisti, cittadini, esponenti di associazioni e anche molti esperti, esperti che provengono dal mondo aziendale, dal mondo pubblico, da quello accademico e anche dalla stessa Roma Capitale o dal gruppo Roma Capitale. Più volte abbiamo chiesto aiuto ai cittadini con dei sondaggi in quest'ultimo anno, proprio per avere
dei riscontri, correggere il tiro dove è necessario e soprattutto avere nuove idee poi da elaborare e rielaborare. Cosa abbiamo prodotto? Allora, abbiamo 21 punti programma che vi illustrerà a breve Marcello, un programma amministrativo, quello che avete trovato sulle sedie qui della conferenza. A breve avremo anche un programma elettorale che è un'estensione di quello amministrativo, entreremo un po' più nel merito di alcune tematiche. Abbiamo poi 100 pagine di schede programma, lì entriamo veramente sul concreto fino al singolo punto, quindi problema, analisi e soluzione. Soprattutto avremo, anzi abbiamo 15 programmi municipali, quindi io invito la stampa presente poi successivamente anche a interagire con i nostri referenti territoriali e qui e in piazza per conoscere meglio questo programma. Io a questo punto lascio la parola al nostro candidato sindaco Marcello De Vito. Grazie Daniele. Grazie a tutti, ben trovati. Io intanto volevo spiegare un po' perché avevamo pensato di organizzare questa giornata in questa maniera, quindi vicino a me, come ha già detto Massimo, ci sono altri 4 candidati. Oggi ci saranno 350 candidati al Consiglio Municipale che spiegheranno i loro programmi, i programmi municipali. Questo perché questa è la nostra natura, noi non portiamo avanti un candidato sindaco, noi portiamo avanti un gruppo, una squadra. Ci sono migliaia di cittadini che stanchi della vecchia politica in questi anni si sono attivati, lo hanno fatto portando via tempo alle loro famiglie, lavorando il doppio, lavorando gratuitamente, perché abbiamo dimostrato che la politica si può fare anche senza soldi. Abbiamo riconsegnato 46 milioni di euro solo per quest'anno di rimborsi elettorali. Alla fine di questo percorso questi cittadini scelgono un portavoce. Il portavoce non è una persona distante da loro, è uno di loro, è una persona che hanno avuto modo di conoscere, di valutare, di apprezzare nel lavoro fatto. Quindi non è una scelta casuale che deriva da una conoscenza magari per un articolo letto su un giornale. Il portavoce non è un capo, non è un leader, come ci piace dire, è il gruppo, è sempre il gruppo che decide. Il portavoce è colui che a nome del gruppo porta le istanze e la volontà dei cittadini nelle istituzioni. A questo punto volevo passare a dirvi quelli che sono i nostri slogan, gli slogan che troverete sul volantino, vale a dire Roma in mano ai cittadini e l'onestà andrà di moda. Questa frase ce l'ha fatta venire Beppe in mente nell'ultima conferenza stampa quando l'ha pronunciata, ed è una frase che noi vogliamo portare avanti a testa alta. L'onestà deve tornare ad andare di moda e pensiamo, e questa frase chiude il cerchio, perché pensiamo che l'unico modo per farlo sia rimettere Roma in mano ai cittadini. Passiamo a questo punto ai 21 punti del nostro programma. Al primo punto troviamo contrasto agli interessi economici della criminalità organizzata, maggior presidio di strade e parchi, riforma del corpo di polizia municipale e creazione di un centro unico operativo per Roma Capitale. Su questo piano, il piano della sicurezza è stato il piano su cui si è combattuto la precedente campagna elettorale ed Alemanno in questo senso ha palesemente fallito. I dati che leggiamo sui cartelloni, meno 14% di reati, non sono dati credibili, perché abbiamo meno 14% di querele in realtà, il che significa che molti reati non vengono denunciati. Questo non è un risultato, è una sconfitta, perché significa che le persone rinunciano ad avere giustizia. Roma nel 2011 è stata la capitale europea per numero di omicidi. Pensiamo di far questo aumentando l'operatività da parte della polizia nelle strade e nei parchi. Per far questo dobbiamo riformare il corpo di polizia, che tanto per dirne una è un corpo sottodimensionato, sono 6.500, in rapporto ai cittadini è quasi imbarazzante rispetto a una città come Milano. È un corpo che, nonostante abbia molte funzioni, compia molte indagini, qualcuno di voi in questi giorni ha scritto di un'operazione importante antidroga che è avvenuta qualche giorno fa, è un corpo che non è dotato di strumentazioni. Inoltre puntiamo a creare un centro unico operativo di raccordo tra tutti i corpi, tra tutte le forze. Al punto 2 abbiamo messo lotta alla corruzione, taglia agli sprechi dell'amministrazione,
riduzione progressiva delle imposte comunali e aumento dei servizi. Molti di voi in questi giorni avranno sentito delle promesse elettorali fatte da Alemanno, vale a dire di riduzione dell'IMU. Alemanno fa esattamente quello che ha fatto il suo capo qualche mese fa in occasione delle elezioni. Dette così non sono credibili, soprattutto da lui che ha portato la pressione fiscale in questo comune con l'aumento massimo delle addizionali al massimo, non sono credibili da lui che ha aumentato il debito del comune di Roma, come la relazione di Fitch del gennaio scorso, di 1,07 miliardi, non sono credibili soprattutto se leggiamo quella relazione che ci dice che il disavanzo del Comune di Roma sarà di meno 200 milioni quest'anno, di meno 300 milioni per l'anno prossimo. Non sono credibili soprattutto alla luce degli sprechi che ha fatto in questi 5 anni. Conosciamo tutti le vicende di Parentopoli, tanto in ATAC quanto in AMA, quindi le assunzioni di 1000 persone, di amministrativi da una parte, 1000 dall'altra. È chiaro che ci puntiamo anche noi, a ridurre le imposte comunali, ma bisogna fare un piano serio e parlare in maniera credibile alle persone, tenuto conto di quella che è la situazione del bilancio del Comune di Roma, dei derivati, dei 13 miliardi di debito. Come si fa? Si fa riducendo i 1000 sprechi che ci sono in questa città, perché questa macchina comunale costa. Se entra 100, il comune spende 50 per far funzionare questa macchina. Gli sprechi sono tanti, si annidano ovunque, dal comune ai municipi. Potremmo parlare, ho parlato in una recente intervista, delle 81 società partecipate, dei costi che comportano, della loro utilità, del fatto che sono 81 consigli di amministrazione, 81 società da gestire, potremmo parlare delle consulenze che sono uscite su molti dei vostri articoli, potremmo parlare della vicenda ATAC, dei suoi bilanci fallimentari, dei meno 300 milioni di euro circa nel 2010, 179 nel 2011, anche il bilancio del 2012 sarà più o meno su questa riga, su questa linea. Quindi dobbiamo, ovviamente sappiamo come farlo, abbiamo appunto parlato delle tante società che ha questo comune, ridurre gli sprechi. Solo a quel punto, una volta ridotti gli sprechi e i molti costi elevati in percentuale, possiamo pensare di parlare seriamente ai cittadini, non con uno slogan, di riduzione delle imposte comunali e di aumento delle finanze che vengono spese nei servizi. Al punto 3 abbiamo incorporazione nei dipartimenti comunali delle società in-house con conseguente eliminazione dei costi di gestione. Ripeto quello che ho detto al punto precedente, a Roma ha tantissime società, ne abbiamo contate 81, anche queste sono una pletora di costi, di consigli di amministrazione, di dirigenti. Bisogna ridurli, ovviamente la loro funzione è importante, ma questa funzione deve essere reinternalizzata nell'ambito dei dipartimenti del comune. Al punto 4 abbiamo il censimento di tutte le proprietà del comune, perché il comune ha un patrimonio enorme, però questo patrimonio non rende o rende poco, quindi dobbiamo sfruttarle queste migliaia di edifici che ha il comune, impiegarle meglio, e devono tornare ad avere una redditività elevata per aumentare le entrate del comune, anche in questo caso poi da impiegare nei servizi. Al punto 5 abbiamo il posizionamento del cittadino al centro dei servizi, con offerta di tutti i certificati online. Ve ne parlerà meglio dopo Cristiano. Ovviamente il concetto cui tendiamo nell'ambito di una città che sia una smart city è quello dell'open government, vale a dire non è il cittadino che deve andare nelle amministrazioni, sono le amministrazioni che devono andare dal cittadino. Deve bastare un computer portatile con connessione wifi per estrarre un certificato. Nuovo piano di al punto 6 abbiamo il nuovo piano di edilizia popolare e social housing. Ovviamente sappiamo bene che questo è un problema grave a Roma, 60.000 famiglie non hanno casa, ci sono 190.000 abitazioni inutilizzate, private, c'è un patrimonio pubblico non sfruttato. Ovviamente non possiamo dire che, avete visto quello che è successo in questi ultimi mesi, le occupazioni, che noi favoriamo l'illegalità, ma al tempo stesso dobbiamo anche affermare che non condividiamo che le persone debbano fare giustizia da sole, perché le istituzioni sono colpevolmente mancate nel garantirgli un diritto costituzionale. Quindi faremo un piano concreto di edilizia popolare, che a Roma, come in Italia, è a livelli bassissimi, è al 3%, ed anzi ora è del tutto ferma, ne abbiamo parlato con i costruttori, privilegiando
principalmente il patrimonio esistente e poi facendo un piano di edilizia popolare serio. Al punto 7 abbiamo trasparenza degli appalti e dei procedimenti amministrativi. Penso che questo si commenti da sé, sapete bene insomma quali sono le vicende che abbiamo letto e purtroppo visto in molti articoli, in molte trasmissioni. Ovviamente si tratta di fatti da verificare, ma come romano, penso un po' come tutti voi, io mi sono letteralmente indignato. In questo dovremmo portare trasparenza totale, il che significa ad esempio, parlando di un appalto, pubblicare tutto, a partire dal bando, dal perché nel bando si sceglie una procedura aperta, una procedura ristretta, una procedura semplificata. Dobbiamo motivare, pubblicare gli atti di aggiudicazione, gli atti dell'appalto, il contratto, le varianti, il perché l'amministrazione ricorre a una sospensione lavori per variare un'opera, le riserve dell'appaltatore, gli accordi che l'amministrazione fa con l'appaltatore per le riserve, il collaudo. Questo significa essere trasparenti. Punto 8. Abbiamo bilancio, opere pubbliche e piano regolatore generale condiviso con la cittadinanza. Il punto principale, che poi è proprio un punto programmatico del Movimento 5 Stelle, è che i cittadini debbono tornare a partecipare. Oltre che vincere e perdere, per noi la vera sfida è riportare la partecipazione da parte dei cittadini. Quindi i cittadini devono partecipare alle scelte importanti per questa città. Non si verificherà più la cosa indegna che avete visto negli ultimi due giorni di consiliatura, quando Alemanno ha portato all'approvazione del Consiglio Comunale, anzi dell'Assemblea Capitolina, 46 delibere sulla cementificazione di questa città, che ha tentato di far approvare di notte e di giorno. Solo una di queste avrebbe portato 1,5 milioni di metri cubi di cemento nel quartiere di Torbella Monera. Ovviamente noi non ci diciamo contrari alle opere, come dicono molti, ma noi siamo per le opere condivise e per le opere che siano importanti per questa città e che possano costituire anche un rilancio per l'economia di questa città. Quindi in linea tendenziale siamo più favorevoli, più che alla grande opera, all'opera faraonica per cui lavorano sempre le stesse imprese, alle piccole opere, alle opere di manutenzione del decoro urbano, di manutenzione stradale, dei parchi, di illuminazione, che poi sono quei piccoli lavori che fanno lavorare la stragrande maggioranza delle imprese. Perché il 97% delle imprese romane sono piccole imprese, imprese che hanno da 1 a 10 dipendenti e sono le imprese che stanno morendo, sono la parte sana dell'economia. È quella che dobbiamo aiutare, quella che dobbiamo far lavorare. Al punto 9 abbiamo creazione di una commissione d'inchiesta per il debito del comune sui derivati. Come sapete, questo è un punto su cui battiamo molto, perché su questo punto la Corte dei Conti ha acceso una lampadina sui vari contratti stipulati dal Comune di Roma e, come sapete, noi abbiamo depositato un'istanza di accesso agli atti che ci è stato negato per difetto di interesse. Evidentemente reputano che i cittadini non siano legittimati o interessati a verificare i contratti del Comune. Sappiamo che questo potrebbe essere un tasto dolente. E quindi la commissione d'inchiesta è finalizzata a due cose: innanzitutto ad accertare se vi sono state responsabilità da parte degli amministratori precedenti, mi riferisco in particolare alle amministrazioni che hanno preceduto anche Alemanno, ma a questa stessa amministrazione che copre questi contratti, e secondariamente se vi è la possibilità, valutando questi contratti derivati, facendo le idonee consulenze tecniche, se sia possibile impugnarli, come hanno fatto molti comuni italiani su stessa indicazione dell'ANCI, come ha fatto ad esempio il comune di Milano, che ne ha ottenuto un beneficio di circa 700 milioni, ma anche una prima storica sentenza da parte del Tribunale Penale di Milano, che ha condannato 4 istituti bancari per truffa, 19-12-2012. Al punto 10 abbiamo un piano straordinario di manutenzione delle strade e delle scuole. Penso che questo insomma si commenti da solo, ne abbiamo comunque di fatto già parlato nell'ottica del punto precedente. Potete vedere insomma qual è la condizione delle strade, e molte scuole a Roma sono letteralmente fatiscenti. Io faccio parte di un consiglio d'istituto, tante volte noi genitori siamo costretti a riverniciare le scuole, a fare quelle piccole opere di manutenzione. Al punto 11 abbiamo acqua pubblica, questo è un punto basilare per il Movimento 5 Stelle,
è una delle nostre stelle. A giugno del 2011 c'è stato un referendum con cui il 95% dei cittadini italiani, ma anche dei cittadini romani, ha preteso che l'acqua resti pubblica, quindi su questo ci batteremo. Nonostante questo, questo referendum, come pure la successiva sentenza 199 della Corte Costituzionale, la successiva sentenza del Consiglio di Stato che ha detto che con l'acqua non si può fare utile, tutti questi provvedimenti continuano a rimanere disattesi da parte di questa amministrazione. Sapete tutti che il sindaco Alemanno ha tentato di vendere il 21% di Acea, per fortuna la cosa non è andata in porto, come pure sapete che alla conclusione della sua consigliatura è riuscito a introdurre nel consiglio di amministrazione di ATAC un consigliere gallo che si dice molto vicino a Caltagirone. Ovviamente faremo le barricate rispetto a qualsiasi tentativo di privatizzazione dell'acqua, e questo comunque in un'ottica di lungo raggio, di ripubblicizzazione di questa azienda, quindi di Acea Ato 2, mediante suo scorporo. E al punto 12 abbiamo riorganizzazione delle società municipalizzate e applicazione del tetto degli stipendi dei dirigenti con rapporto 1-12. Anche questo è un punto fondamentale come da programma nazionale di Beppe del Movimento 5 Stelle. Sapete bene insomma cos'è avvenuto riguardo alle società municipalizzate, alle vicende di Parentopoli, che alle assunzioni di 1000 persone, tanto in AMA quanto in ATAC, di amministrativi. ATAC è un'azienda che è veramente sull'orlo, perché ha 11.870 dipendenti, di questi 5.800 sono autisti, gli altri sono prevalentemente amministrativi. Questo è un rapporto del tutto squilibrato per un'azienda dei trasporti, se consideriamo che la competitor, Roma TPL, è in rapporto 1-20, un amministrativo 20 autisti. Quindi è evidente, del tutto evidente, con quali finalità è stata gestita, per non dire mal gestita, questa azienda. I bilanci parlano chiaro, i numeri li abbiamo detto prima, meno 300 nel 2010 circa, meno 179 nel 2011. E purtuttavia questa è una società che paga 14 milioni di euro all'anno, una società in perdita, per i suoi dirigenti. Quindi questa politica deve finire. Voi non scriverete se noi governeremo mai più un articolo su una Parentopoli, come pure riguardo ai dirigenti applicheremo quello che è un nostro principio di base, ossia il rapporto 1-12. Quindi se diciamo il primo livello, la persona che sta al primo livello guadagnerà 1000 euro, penso che un dirigente possa andare bene di guadagnarne 12.000 al mese. Al punto 13 abbiamo assunzione tramite concorsi per evitare nuove Parentopoli. Diciamo anche questo tema lo abbiamo già affrontato nel dettaglio, diciamo che ogni assunzione non verrà fatta verrà fatta esclusivamente tramite concorso, quindi con procedura di evidenza pubblica. Questo non potrà essere mai più saltato e saremo veramente intransigenti su questo. Al punto 14 abbiamo un nostro punto basilare, sarà veramente la nostra sfida in questa città, una delle principali sfide, vale a dire la rivoluzione della mobilità, più mezzi pubblici, meno auto, pedonalizzazione, piste ciclabili, car sharing e carpooling. Ve ne parlerà poi meglio Enrico, che è un esperto, è un tema che pian piano appassiona sempre di più anche me. Potremmo recitare alcuni dati delle politiche totalmente fallimentari che sono state applicate dai politici in questa città negli ultimi 40 anni, politiche che ci hanno portato a questo. Oggi a Roma nell'orario di punta girano 390.000 auto, un numero impressionante, il 60-70% del trasporto avviene con l'utilizzo dell'automobile, il trasporto pubblico locale è soltanto al 20%, siamo la media più bassa in Europa, ovviamente i record negativi sono tutti i nostri. In Europa la proporzione nelle più grandi capitali europee è esattamente inversa. Abbiamo 24.000 incidenti all'anno, 180 persone che muoiono ogni anno, una ogni due giorni, un pedone ucciso ogni 8 giorni. Questi numeri si commentano da soli, quindi dobbiamo totalmente invertire questo piano, questo rapporto, questo trend, quindi puntare sui mezzi pubblici, puntare sul trasporto pubblico locale, come vi dirà dopo Enrico, e soprattutto anche sulla ciclabilità. A Roma esiste un city plan che pochi conoscono, che prevede la realizzazione di 1000 km di piste ciclabili. A Roma ci sono circa 200.000 ciclisti
e questo lo inseriremo immediatamente nel programma triennale dei lavori pubblici. Punto 15, abbiamo un microcredito per commercianti, artigiani, piccola e media impresa. Ne parlavamo prima, quindi sono le imprese che stanno in difficoltà, il 97% delle imprese che sono l'elemento propulsivo della loro, della nostra economia, quindi favoriremo l'accesso da parte loro al microcredito, ma anche cercheremo di, come abbiamo detto, di aumentare il loro lavoro, quindi di puntare sui piccoli appalti che costituiranno un volano per l'economia romana. E al punto 16 abbiamo l'introduzione di un voucher mensile di sostegno per bambini da 0 a 3 anni, genitori separati, disabili e anziani con malattie croniche. Anche questo, come dicevamo prima, punteremo a creare dei risparmi che investiremo immediatamente nell'ambito sociale. Questo all'insegna del nostro principio per cui nessuno deve rimanere indietro, e quindi allorché questo succede di aiutarli con un reddito di cittadinanza. Al punto 17 abbiamo raccolta differenziata porta a porta, anche questo è un nostro punto di base, come sapete insomma abbiamo delle idee, vogliamo portare delle idee nuove per risolvere il problema dei rifiuti, non puntiamo né alle discariche né agli inceneritori che sono dannosi, fanno male, fanno venire il cancro e quindi noi punteremo per fare una raccolta differenziata spinta. Porta a porta nel nostro programma, poi lo vedremo più nel dettaglio, comunque abbiamo previsto di dividere e di trasferire il contratto che c'è fra Comune e AMA sui singoli municipi in maniera tale da avere 15 centri operativi e quindi anche responsabilizzarli e metterli in concorrenza tra loro. Al punto 18 abbiamo contrasto alla caccia, alla vivisezione, alla macellazione crudele, ai maltrattamenti verso gli animali, al transito e stazionamento dei circhi animali all'interno dei territori comunali. Come sapete siamo per la tutela degli animali, anche nel rispetto dei principi sanciti dalla Cassazione. Abbiamo collaborato nella redazione di questa parte del programma, che poi vedrete sarà molto più dettagliata, anche con associazioni ambientaliste, quindi non ci crea problema dirlo, in maniera partecipata secondo quelle che sono le nostre metodologie di lavoro. Punto 19, creazione di orti urbani gestiti dai cittadini, anche questa ci sembra un'ottima idea perché Roma, forse pochi lo sanno, ma è la città europea con la più ampia dimensione di verde, ovviamente se non ce lo mangiamo costruendo in questa città. Questa ci sembra un'idea utile, tenuto conto che consente da una parte di produrre, quindi di crearsi una fonte di sostentamento, e al tempo stesso ha anche una rilevanza sociale, pensiamo soprattutto alle persone più anziane che diciamo in questo modo possono gratificarsi con l'esercizio di questa attività. Il punto 20 è la valorizzazione di ogni municipio come patrimonio culturale e artistico da potenziare in ambito turistico. Questa è una nostra idea, nel senso che Roma ha un grandissimo e meraviglioso centro storico, ma Roma non è soltanto il suo centro storico, quindi abbiamo pensato di creare in ognuno dei 15 municipi un suo centro storico, un centro di aggregazione con locali, biblioteche, nelle piazze, luoghi aperti dove i giovani possano radunarsi, quindi anche con connessione wifi, che insomma siano dei posti di ritrovo e di valorizzazione dei singoli municipi e quindi anche delle periferie romane. E il punto 21 è il nostro principale impegno, il nostro vero obiettivo, uno dei tanti obiettivi se vogliamo, nel senso che Roma è la città più bella del mondo, al suo interno c'è un piccolo stato che è un'altra grande meraviglia dell'umanità e non è possibile che Roma abbia un terzo dei turisti di Berlino. Quindi puntiamo a far diventare Roma la capitale del turismo mondiale. Praticamente, dinamicamente, però alcuni dei punti fondamentali, dei passaggi fondamentali del nostro programma che Marcello ha descritto appunto in pillole, ma che naturalmente hanno dietro di sé, queste pillole hanno dei contenuti molto ricchi, molto complessi, a te Virginia descriverne uno.
Grazie, si sente? Sì, vai, vai. Il tema del quale vorrei parlare riguarda le politiche sociali e vorrei iniziare facendo una riflessione insieme a voi. Probabilmente vi sarà capitato di notare che Roma è una città, oltre ad essere molto vasta, è piena di persone, piena di cittadini, di abitanti, di lavoratori e di studenti. Eppure Roma ha perso completamente il senso di comunità, ha perso completamente la solidarietà sociale e la coesione sociale. Siamo tanti individui singoli che vivono individualmente e autonomamente l'uno dall'altro. Secondo gli ultimi dati Censis sulla singletudine, così si chiama l'attitudine a vivere da soli, la condizione di vivere da soli, oltre 580.000 persone vivono da soli, da sole, e questo dato è in progressivo e costante aumento. Questo può comportare e comporta di fatto delle distorsioni e delle gravissime problematiche. Una notizia che mi viene in mente, che ogni volta vivo con drammaticità, è quella che riguarda le persone sole, solitamente anziane, che spesso muoiono in casa e vengono scoperte dai vicini parecchi giorni dopo. Ecco, questo ci dà la cifra di quanto siamo una società e una città nella quale la solitudine, l'emarginazione, la povertà, l'assenza di reti sociali, amicali e familiari la faccia da padrone. Allora noi ci impegniamo per ricostituire questo senso di comunità e di solidarietà sociale che non deve essere smarrito. Per questo uno dei principali obiettivi sarà quello di utilizzare parte delle risorse che riusciremo a recuperare con la lotta agli sprechi nel campo delle politiche sociali. Il nostro come dire, obiettivo principale, che si può riassumere in uno slogan, è: nessuno deve essere lasciato indietro. Nessuno deve essere lasciato indietro per noi è un obiettivo concreto, perché noi siamo i primi cittadini ad essere stati lasciati indietro, noi personalmente, le nostre famiglie, i nostri amici. Noi abbiamo subito l'assenza e la latitanza delle istituzioni su questo punto, quindi per noi è fondamentale. Andando a vedere, diciamo, nel concreto come possiamo incrementare e incidere su questo ambito, parlerò per flash, come mi è stato detto, e per rispettare i tempi tecnici. Per quanto riguarda l'emergenza abitativa, Marcello ha fatto una panoramica abbastanza esaustiva, sempre per flash, comunque su quella che sarà la nostra azione in ambito pubblico. Mi permetto solo di ricapitolare e di riepilogare: il rilancio dell'edilizia popolare, che in Italia è a livelli bassissimi, e nonché avviare un processo celere, quanto più efficace possibile, di censimento del patrimonio immobiliare pubblico. Ci sono dati che noi non conosciamo del tutto e che quindi è necessario conoscere più approfonditamente possibile, ed è necessario, a seguito di questo censimento, conoscere lo stato di occupazione di fatto e di diritto di questi immobili, molti dei quali sono abbandonati. E a seguito di questo primo intervento sarà possibile poi riconvertire questi immobili in parte sull'edilizia abitativa, in parte per offrirli ai servizi. Per quanto riguarda invece il patrimonio immobiliare privato, il dato che colpisce è che, a fronte di una domanda di circa 60.000 cittadini, quindi 60.000 cittadini sono alla ricerca di una casa, a livello privato noi sappiamo che circa 190.000 abitazioni sono sfitte. Di queste, 70.000 costituiscono le nuove abitazioni. Ci si potrebbe anche chiedere a che pro costruire queste 70.000 unità abitative quando ce ne sono oltre 120.000 libere, ma questo è un altro discorso. Per cui, qual è la nostra politica per quanto riguarda l'edilizia privata? Ebbene, mi permetto di leggere qualcosa, perché insomma i punti sono tanti, però vado per flash. Innanzitutto sicuramente il blocco di nuove cubature, il blocco della speculazione edilizia e stop al consumo di suolo, se non assolutamente necessario, come diceva Marcello prima. Occorre poi ridurre i canoni di locazione, cercare di far incrociare la domanda e l'offerta di casa. Occorre poi procedere ad una revisione dei contratti di affitto gestiti da società private. E poi un impegno il nostro, che andrà nella direzione di imporre un'aliquota massima di IMU sugli appartamenti sfitti. E ancora si può pensare di rilanciare progetti di collaborazione con le università per deghettizzare le periferie.
questo, diciamo, sono piccoli flash che vi do per andare avanti e per potervi parlare anche di altre tematiche, sempre relative alle politiche sociali. Un altro aspetto sicuramente molto presente e molto importante è quello degli asili nido. Nello specifico posso dire che mi colpisce direttamente, perché sono una giovane, fatemelo dire, giovane mamma e professionista con un bimbo di 3 anni, e devo dire che se non avessi avuto tutti e 4 i nonni a ritmo continuo, che a ciclo, diciamo con una sorta di ritmo tedesco, si susseguono, vanno a prendere il bimbo al nido, nonni e zie, insomma, ricordiamolo, che ci aiutano molto probabilmente, oltre a ridurre l'orario di lavoro come ho fatto, probabilmente avrei dovuto cessare o comunque scegliere una formula di tipo part time. Ovviamente sono libero professionista, quindi part time è così, tanto per farvi capire. E devo dire che questo è un dato drammatico, è un aspetto estremamente negativo. Considerate che, parlando con molte colleghe, con amiche, con altre donne che incontro alle riunioni, agli infopoint, ho notato che questo aspetto, ossia la scelta che una donna si deve porre nel momento in cui nasce un bambino, la scelta di essere madre o essere donna lavoratrice, è presente in tutte le famiglie e nelle donne in special modo. Quindi io mi permetto di dire con forza che l'emancipazione femminile è una chimera. È una chimera perché lo Stato non ci aiuta, le amministrazioni non ci aiutano. Vi do un dato che io trovo estremamente negativo. Il Comune ci dice che su 8 bambini solamente 1 trova posto in un asilo nido comunale. Ripeto, 1 su 8 significa che 7 famiglie debbono necessariamente trovare delle vie alternative. Quindi chi se lo può permettere? Ovviamente converge su nidi privati, chi non se lo può permettere resta a casa, e quindi la scelta è tra famiglia e lavoro, 2 diritti che non dovrebbero essere antinomici, ma dovrebbero poter coesistere per lo sviluppo della persona, della famiglia e della società. Allora, cosa vogliamo fare sul lavoro? Vogliamo fare sugli asili nido? Innanzitutto, ovviamente, dalla riconversione del patrimonio pubblico vorremmo creare nuovi asili nido, ma poi vogliamo rilanciare la costruzione di nidi aziendali, sia all'interno di aziende pubbliche, di uffici pubblici, sia all'interno di aziende private, attraverso l'introduzione di una politica di sgravi fiscali alle aziende che investono in welfare aziendale. Questo ce lo chiedono le aziende, perché hanno notato che comunque all'introduzione di misure di welfare si accompagnano ritmi di produttività e di benessere dei dipendenti sempre crescenti. Quindi noi ci impegneremo fortemente e con determinazione su questo punto, che per noi è estremamente importante. Vado ancora molto velocemente sui disabili. Una persona mi ha detto: i disabili a Roma non si vedono, ed è vero, Roma non è una città fatta per i disabili. Porto un dato, diciamo, che costituisce poi la punta dell'iceberg, mi riferisco ai disabili, quelli che hanno problemi di deambulazione. Roma non ha moltissimi marciapiedi che hanno lo scivolo, e dove c'è lo scivolo spesso vediamo macchine parcheggiate davanti. Potrei dire che in periferia ci sono zone nelle quali non ci sono neanche i marciapiedi né i corridoi delimitati con i parapedonali, quindi le persone, ancor più i disabili, sarebbero costretti a camminare in mezzo alla carreggiata. Dico ancora che, questo è sotto gli occhi di tutti, moltissime stazioni della metropolitana non hanno ascensori, peraltro talvolta chi ce l'ha non ce l'ha funzionante, quindi comunque la situazione è gravissima. Gli autobus, non tutti gli autobus, sono attrezzati per il trasporto disabili. Quindi questo significa comprimere un diritto fondamentale, e ripeto, mi riferisco solamente ai disabili motori, ma c'è tutto un mondo. Che cosa vogliamo fare? Aumentare sicuramente i servizi, come diceva Marcello, introdurre dei voucher che sostanzialmente consentano alle famiglie, leggo perché ripeto i punti sono tanti,
consentano alle famiglie di usufruire dei servizi e delle facilitazioni che a loro insindacabile giudizio sono ritenute necessarie per un'assistenza indiretta primaria. Quello che vogliamo fare è coinvolgere i disabili e le famiglie dei disabili per risolvere questo problema e per scegliere l'operatore che loro ritengono anche congruo alla soluzione del loro caso concreto. Non possiamo imporre noi estranei all'interno delle famiglie. Quindi è necessaria una politica di partecipazione e di condivisione. I cittadini sono chiamati alla partecipazione. L'ultimo punto, e mi avvio alla chiusura, riguarda gli anziani. Gli anziani sono sicuramente in percentuale molto alta all'interno della popolazione, sia perché la popolazione invecchia, sia perché demograficamente facciamo pochi figli e i motivi sono tanti, ma non mi dilungo qui a spiegarli, forse un po' li abbiamo visto prima. Però dobbiamo considerare un fatto, la categoria degli anziani è molto variegata, troviamo quelli che possono essere definiti senior tra i 55 e i 65 anni e sono persone assolutamente attive, insomma salvo malattie, ma insomma sono persone assolutamente attive. Troviamo gli old senior, quelli dai 66 anni in poi, ma anche tra questi troviamo persone attive in grado di partecipare concretamente alla vita sociale, alla vita pubblica, alcuni sono peraltro ancora impiegati. Troviamo poi persone che invece hanno delle condizioni di vita probabilmente diverse e ai quali è necessario riservare e per i quali è necessario prevedere delle politiche assistenziali. Quindi quando parliamo di anziani dobbiamo dividere anziani che possono essere inclusi e debbono essere inclusi attraverso politiche di partecipazione e anziani che debbono essere invece valutati e guardati per quanto riguarda l'assistenza. E nella partecipazione noi quello che intendiamo fare è anche creare un ponte generazionale tra gli anziani e i giovani per la trasmissione del sapere e delle esperienze che non debbono andare perdute. Tutto questo, in questi pochi minuti, io spero di avervi fatto capire quali sono un po' alcune delle nostre idee in ambito di politiche sociali e spero che tutto questo vi faccia capire come per noi l'obiettivo nessuno deve essere lasciato indietro potrà essere declinato con misure concrete. Grazie.